Teniamo d'occhio, mister. Ehi, la merda di che venuto! Alexios, sei tu! Febe! Hai detto che non saresti tornato a Cefalonia, così ho deciso di andarmene. Ho detto che non sarei tornato, ma non ricordo di averti detto di andartene. Beh, ora sono qui. Come hai fatto ad arrivare qui, Febe? Beh, ho fatto un po' di dracme lavorando per Marco. Hai pagato qualcuno perché ti portasse ad Atene? Non proprio. Febe... Le dracme mi servivano una volta arrivata. Non potevo usarle per andarmene e non volevo più aspettare. Così sono salita di nascosto su una nave. Ma non mi ha visto nessuno. Non posso credere che tu ce l'abbia fatta. Non ricordo molto della mia infanzia ad Atene. Ma a volte vedo qualcosa di familiare. È bello. Non riesco a credere che tu sia qui. Nemmeno io. È incredibile, siamo ad Atene. È così diversa da Cefalonia. Ma che cosa sei venuta a fare? Sono qui per aiutare a prepararti. Devo farti lasciare le armi e farti indossare questi abiti. Quindi in qualche modo stai lavorando per... Pericle? No, per Aspasia. Non sto capendo perché dovrei cambiarmi i vestiti. Qui si fa così. Anch'io mi sentivo strana all'inizio, ma ti ci abitui in fretta. E le mie armi? Non preoccuparti, ci penso io. Non vorrai spaventare la gente. Beh... Com'è lavorare per Aspasia? Beh, quando sono arrivata ad Atene mi sono cacciata nei guai. Potrei... essere stata a capo di un gruppo di orfanelli che ha cercato di imbrogliare Aspasia. Non sapevamo che fosse lei. E poi l'hai convinta ad assumerti? No, me l'ha chiesto lei. Ma che fortuna. Penso di essere pronto ad entrare. Non puoi, non con quegli abiti. Agli ateniesi piace se sei come loro. Ma non preoccuparti, ho gli abiti che fanno per te. Mi cambio d'abito. Promettimi di tenere d'occhio le mie cose. Sì. Lascia le armi nell'angolo e te le ridò quando hai finito. Questi abiti sono scomodi. Ora sei uguale agli altri. Lo dici come se fosse una cosa bella. Lo è. È così che devi sembrare per farti prendere sul serio. Fidati. Va bene così? Sei pronto per entrare. Niente paura, hai affrontato cose peggiori di questa. Non me ne vengono in mente molte in questo momento. Sicura che non posso portare nemmeno un'arma? Niente armi. Ora entra, sbrigati. E non andartene senza salutare.
Caire Alexios, il possente mercenario e viaggiatore ha finalmente fatto il suo ingresso. E solo leggermente in ritardo. Erodoto, Tegnesi non hanno problemi a dirmi quando non sono il benvenuto. È un sollievo vedere il tuo volto amichevole. Stasera non lasciarti intimidire dalla compagnia. Non lo farò. Pericle non è un re. Ha bisogno di farsi amare dai suoi ospiti, così come dal popolo. E a sua volta la gente ha bisogno di lui. Tu non sei diverso da loro. Credi davvero che queste persone mi aiuteranno? Lo faranno se si fideranno di te. Vedo che hai saggiamente indossato gli abiti giusti per l'occasione. Mostrarsi degni di fiducia è la cosa più importante, dopo tutto. Ora, lascia che ti presenti a tutti. Non sembrerà, ma queste persone hanno la chiave per il futuro che custodiscono sulla punta delle loro presuntuose lingue. Ah, Sofocle ed Euripide, per esempio. Due dei drammaturghi più celebrati. Nessuno lancia frecciate come loro. Pare che siano, come al solito, impegnati in qualche sorta di sfida intellettuale. Quello è uno scrittore di commedie, nient'altro! Commedie, Euripide! Ho sentito parlare di Sofocle. Nel mio lavoro conviene conoscere gli uomini più ricchi e famosi. Anche Ermippo ha scritto la sua buona dose di commedie. Dovresti bere di più. Ultimamente è più noto per l'atteggiamento che per il suo lavoro. In ogni caso, l'uomo vicino a lui, Protagora, è un filosofo degno di nota quanto il grande Socrate in persona. Invitare Socrate sembra un ottimo modo per rovinare la festa a tutti. Mi sorprende che l'abbiano lasciato entrare. No, non lasciarti irritare da Socrate. Almeno per questa occasione si è messo le scarpe. Il poveretto che gesticola come una scimmia è Trasimaco. E se lo ascolti bene, noterai che lui e Socrate parlano praticamente delle stesse cose. Ma il vento del suo gesticolare lo rende sordo a ogni critica. Non è per niente ciò che intendo. Dov'è Pericle? Oh, non partecipa mai alle sue feste, il che mi ricorda che ho bisogno del suo aiuto per una questione. Dannato Socrate! Compari sempre quando meno me lo aspetto. Mistios, proteggimi dal suo sguardo amoroso. Oh, Alcibiade, non è il momento della gelosia, ma dell'amore. Non seguire l'esempio di Alcibiade. Comportati bene e non bere troppo. Allora, dimmi, che pensa una persona come te di una festa come questa? Questa festa potrebbe essere divertente. Alcibiade beve come uno spartano. Forse sa anche combattere. Se posso darti un suggerimento, non iniziare una lite e non sedarne una. Grazie, Erodoto. Ora, se vuoi scusarmi, Pericle è qui da qualche parte e devo prepararlo. Se è da solo, gli riferirò ciò che ha detto tua sorella. Mi lasci solo con questa gente. Ah, te la caverai anche senza di me, vedrai. Rilassati. Parla con la gente e pensa a cercare tua madre. Quindi l'origine della giustizia non sarebbero i ricchi e i potenti, ma gli dèi. Cosa? No! Hai ascoltato una sola parola di quello che ho detto? Se parlaci tu con questo irritante otre rigonfio, io ho avuto la mia. Magari più tardi. Prima spiegami di nuovo il tuo ragionamento.
Naturalmente io uso i termini guerra, dio o civiltà nel contesto dell'osservabile. Ma vedere dei soldati combattere mi permette di comprendere meglio la guerra? Cittadino, non ti ho mai visto. Forse puoi aiutarmi a evitare una conversazione assurda con quest'uomo? Certo, parliamo. Di cosa? Prima che Protagora cambiasse argomento, parlavamo della prossima grande guida di Atene. Cleone. Ho visto Cleone parlare sulla Pnice. È un vero uomo del popolo. Esatto! Hai buon occhio per la politica. Sicuramente più di molti sbruffoni elitisti in questa casa. Deduco che tu non sia amico di Pericle. Assolutamente no. Ermippo ha proposto l'ostracismo di Aspasia e il sollevamento di Pericle dalla sua carica. Non che abbia funzionato. Per ora. Pericle è il passato. Si preoccupa più di perdere qualche statua che di combattere e vincere la guerra. Cleone governerà questa città e la riporterà alla grandezza. Ricorda queste parole. Cerco indizi che mi aiutino a trovare una donna. È spartana. Cercare e trovare sono due cose ben diverse, non credi? Potrei osservare un sacerdote che offre sacrifici agli dèi, ma farlo significherebbe che io stesso avrei trovato Dio? Oppure... Ah, lascia perdere. Se sei un alleato di Cleone, perché Pericle ti ha invitato? Non sei di Atene. Qui teniamo i nemici più vicini degli amici. Perché Aspasia non è qui? Hai la certezza che non lo sia? Anche constatare la sua presenza non ti garantirebbe che lei sia qui. A mio parere è proprio da lei rintanarsi nell'ombra mentre noi stiamo qui in piena luce. È stato inutile. Kaire. Grazie per l'aiuto, Mistis. Grazie per l'aiuto, Mistis.
Onasis si va a via Visem Spileo Catagno. Urla di dolore. Aprite questa porta o la sfondo! Non fare caso a lei. Le piace guardare. Guarda un po'. Ma che autorità, che determinazione. Capisco perché Pericle sia interessato a te. Per caso sei qui per unirti a noi? Sembrava che qualcuno stesse soffrendo. A volte è arduo distinguere le grida di dolore da quelle di piacere. Se avessi saputo del tuo arrivo, avrei lasciato l'ingresso aperto. L'avrei spalancato. Una festa piuttosto noiosa per i miei gusti, persino per gli standard ateniesi. Almeno finora. Lasciali al loro incontro di cervelli. Io sono più interessato a incontrare qualcos'altro. Alci, abbiamo di nuovo finito l'olio. Alci? Quando ti danno un nomignolo, vuol dire che sei apprezzato. C'è altro olio d'oliva in cucina, ma Aspasia si lamenta sempre quando mi aggiro privo di ingombri ai suoi simposi. Vuoi dire nudo? Suona così bene quando lo dici. Dopo il tuo spettacolo, forse è meglio se l'olio lo porto io. Sei anche obbediente. Mi piace. Non metterci troppo. Se non recuperi l'olio, tutto il nostro divertimento έχω τους αυτά χρήματα. Λείψω με δάνειον ή να δίνω με αποπληρούν τους τόπους. Εξίστα με του φρονή. Immagino che tu sia qui per ridere della mia lite con Euripide. Risparmiami. Sto solo cercando indizi per trovare una donna spartana. Una donna spartana ad Atene? Sembra intrigante. Ma se credi che io presti attenzione a qualcun altro all'infuori di me, ti sbagli di grosso. Parla con Euripide. È la seconda persona più loquace qui dentro. Quel pediculoso xantodontico esoftalmico di un morosofo. Ma sappi che non parlerà senza prima aver bevuto. Non ho la minima idea di cosa tu abbia detto. Certo che no. Quindi, se lo faccio ubriacare, parlerà. Sembra più un argivo che un ateniese. Intuito notevole. Euripide in effetti è di Argo. E va bene. Se non altro a questa festa serve un po' di brio. Devi scegliere il vino giusto, però. In cucina troverai ciò che ti serve. Fammi sapere quando Euripide sarà allegro al punto giusto e sguscerò via inosservato. Come fai a conoscere Pericle? Forse volevi dire come fa Pericle a conoscerti. Sono il più grande drammaturgo in circolazione, mentore di Euripide, amante di Asclepio, padre del teatro, eccetera, eccetera. Sarà un onore per lui averti nascosto nella sua cucina. Sei furibondo con Euripide. Sicuro che siete solo amici? Io non sono mai solo qualcosa. Ma lo confesso, io ed Euripide abbiamo un legame che va oltre l'amicizia. Non capirò mai perché dia attenzione a quel banale belloccio di Aristofane. Prendo il vino. Meraviglioso! Ora, se vuoi un consiglio da amico, Aristofane non regge il vino dolce. Ho visto l'effetto che gli fa. Assolutamente, orribilmente delizioso. Non sarebbe una vera festa senza qualcuno che dà di stomaco. Ti faccio sapere se il piano funziona.
parte quel drammaturgo arrogante, non vedo molti ospiti distinti qui. Posso aiutarti in qualche modo? Sono qui per il tuo vino dolce. Sì, prendilo ed esci dalla mia cucina. Ho da fare. Un viso nuovo nella dimora di Pericle. Ah, è già di per sé una cosa straordinaria. Avrai assistito alla mia imitazione di Cleone. Io lo chiamo Orango. Dimmi, che ne pensa questo? Ho di sicuro molti nomi, ma questo non è uno di essi. Come ti chiami, allora? Creatura dai molti nomi. Alexios. Non ti facevo un Alexios, ma non importa. Io sono Aristofane e questo è Euripide. Oh, su via, presentati. Sono Euripide. Per essere un drammaturgo, non sei di molte parole. I virtuosi conducono vite silenziose, come ama dire il vecchio Euripide. Non è vero? Quando voglio rilassarmi, provoco una rissa. Tu, d'altro canto... Presto! Portagli del vino, così dirà qualcosa di intelligente! Dopo la mia lite con Sofocle, credo sia meglio mantenere la mente lucida. Sono qui solo per cercare una persona. Eppure, ci hai dato l'impressione di essere qui per servirci del vino. Concentriamoci su quello prima, d'accordo? Se a te che ad Aristofane farebbe bene un goccetto. Facciamo un gioco. Una sfida? Ah, ottima idea! Euripide sembra tranquillo, ma non rifiuta mai una sfida. Beh, se ci portassi un po' di vino, potrei mostrare a questo giovanotto come beviamo noi argivi. Rendiamo onore a Dioniso, che ne dite? Questa è brodaglia. Dilettante. Ai miei tempi questo era considerato nettere degli dèi. Un altro giro. Ancora un po'? Non riesco a bere questo piscio di maiale. Potrei battervi entrambi con una mano sola. Beviamo un altro po'. Pericle vi ha invitato qui per una ragione. Possiamo cenare qui e compiacere Pericle, oppure cenare con Cleone. Ma Cleone ha il fascino di un tipico politico. Voce orribile, pessimo lignaggio e modi volgari. Perché semplicemente non chiedi scusa a Sofocle? È lui che dovrebbe chiedere scusa a te. Sofocle è un amico, e un buon amico vale quanto un'intera famiglia. Gli serve solo tempo per riprendersi dalla sfuriata. Sei pronto per un altro? Questo vino è terribile! Tu mi piaci. Chi ti porta qui? Mi sono portato da solo. Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Lasciò Sparta? Perché? Perse due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra. È la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate. È un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò.
Ippocrate ad Arco. Arriva. Non puoi proprio fare a meno di me, eh? Hai portato l'olio? Sei cresciuto nella casa di Pericle, eppure siete così diversi. Nessuno è come Pericle. Di questi tempi è anche più serio del solito. Atene è sotto assedio e lui si preoccupa per il futuro. Ecco perché stanotte dobbiamo celebrare quelli che forse saranno i nostri ultimi attimi di libertà. Quando sei arrivato sembrava che tu e Socrate foste... Ah, come vorrei che fosse così. Un giorno quell'uomo sarà qui con noi. Te lo assicuro. Porto dei doni. Siamo salvi! Oggi queste donne hanno pianto i loro figli e questi uomini hanno combattuto. Ma stanotte dimentichiamo tutto. Divertiamoci un po'! Che ne dici? Vuoi unirti a noi? È ora di divertirci. Aiutami a togliermi queste scomode vesti ateniesi. Volentieri. Se vuoi possiamo darli in pasto alla capra. C'è un'altra capra. Ora tocca a te aiutarmi. Alci. Sto cercando una persona. Subito al dunque, fino alla fine. Mi piace. Concentrati. Cerco una donna che ha lasciato Sparta molto, molto tempo fa. Lasciato Sparta? Nessuno lascia Sparta. Ma supponiamo che sia così. Se fosse stupida, morirebbe. Se fosse furba, farebbe quello che ha fatto Aspasia. Conquisterebbe la sua indipendenza. Le donne più furbe e piene di risorse che io abbia conosciuto venivano dalla Corinzia. Le etere. Sapevo che rivestivano un ruolo importante qui a Corinto, ma credevo che il loro valore fosse lo stesso in ogni città. No, no. Sono diverse da ogni altra donna che incontrerai. Sono forti e le uniche a Corinto dotate di intelletto. Alci! Torna qui! La festa continua! Quando sarai a Corinto, cerca Antusa. Nessuno entra o esce dalla città senza che lei lo sappia. Al nostro prossimo incontro, combattente. Antusa a Corinto. Non è molto, ma è qualcosa. Sei qui da poco. Non puoi già andartene. Ah, il mischios dell'ostracismo. Più tardi parleremo. Στην αγορά. Γεννήτης, ουσαϊκή, κύβρε, κείμενο των συντρός της περιπέρεων, το βομούτα φιλίου.
Μάσιν τη Μάστα. Αναβιβάσαν το δάνεισμα επί δεύτερον και εν μέρος εις επίπρωτον και οκτώ μέρη. Come sta, Euripide? Sbronzo, spero. Puoi smetterla di nasconderti. Euripide non ti noterà. Non noterà più un bel niente. Nascondermi? La guerra è arrivata ad Atene. Si prenderanno prima le nostre case, poi le nostre teste. Voglio conservare la mia dignità. Ciò che ne resta, almeno. Se vedi Pericle, digli che lo ringrazio per un'altra magnifica serata. Ούθε βρόσι. Λέγος, γράφει σου, μεταφύλων συμμοριτών. Τον μου εξηγίας αυτή τα μόνη. Διόνυσο, έκοτι. Qui sono tutti noiosi. Facciamo un gioco canoro. Ti piace cantare? Sì, che ti piace. Io non canto. Ah, ecco qualcuno che concorda sul fatto che la conoscenza sia la cosa più importante. Credevo che concordassimo sul fatto che usiamo la conoscenza in modo diverso. Ah, ti ricordi? Forse potremmo continuare la conversazione. Intendi davvero usare questa giovane distrazione per evitare di rispondere? Se avete discusso così a lungo e non siete ancora d'accordo, lasciate perdere. Abbiamo discusso della natura dei governanti. Quale miglior luogo per farlo se non questo? Ti farò la stessa domanda che ho fatto a Trasimaco. Concordi che governare sia un'arte? È un'arte, come ogni altra attività dignitosa. È fuori discussione. Eppure, la medicina è per il benessere del paziente, non del medico. La carpenteria migliora l'edificio, non il costruttore. Allora, l'arte del governare non dovrebbe fare il bene dei governati anziché del governante? Non dire assurdità! Ho viaggiato abbastanza per sapere che non esistono governanti giusti. Persino Pericle serve se stesso. Un generale spartano che dà ordini alle sue truppe e quindi che salva la sua vita serve se stesso? Non credo che sia così. Governare città e combattere battaglie sono due cose diverse. Praticando l'arte della guerra, il generale non garantisce forse a parte dei suoi soldati un traghetto per l'Ade quando una rapida ritirata salverebbe la vita a tutti? Hai appena detto che un generale non serve se stesso quando dà ordini alle sue truppe. Poi hai detto che lo fa perché ritirandosi salverebbe la vita di tutti i suoi uomini. Cosa stai cercando di dire? Non cerco mai di dire niente. Ma le hai appena dette queste cose. Ho pronunciato delle parole, ma non ho detto nulla. Ho solo cercato di capire il tuo punto di vista in materia. Stai sprecando il tuo tempo. Aspasia. Non ho potuto fare a meno di notare il tuo talento per il dibattito. Complimenti. Socrate è un personaggio interessante. Ah, Febe. Pericle si è già ritirato sul balcone, vero? La sua capacità di divincolarsi e sparire è ineguagliabile. Posso andare da lui e Alexios può aiutarmi. Tutti l'ascoltano sempre quando parla. Va bene. Vai. Alexios ti seguirà.
Ora permettimi di presentarmi. Io sono Aspasia. Ho faticato molto per coprire le tue tracce in Megaride. Ho fatto ciò che dovevo e lo rifarei. Non ho intenzione di scusarmi. Facciamo ciò che dobbiamo per sopravvivere, non dobbiamo vergognarcene. È per questo che ora sei qui e che io sono qui. Dimmi, gli abiti sono della tua misura? Saranno anche gli abiti più raffinati che io abbia mai indossato, ma li trovo scomodi, onestamente. È difficile abituarci, sì. Sembra che abbiamo l'attenzione di tutti senza avere neanche un occhio addosso. Se vuoi parlare, fallo ora e con discrezione. Cerco una donna di nome Mirine, mia madre. Credo sia in pericolo e la ricerca mi ha condotto qui. Hai qualche indizio su dove si trova? Un medico di nome Ippocrate potrebbe averla incontrata ad Argo. Lui è un brav'uomo. Se lì troverai una donna di nome Agatha, dille che Aspasia le manda i suoi saluti. Altro? Alcibiade mi ha dato il nome di una donna corinzia. Sì, certo. La mia amica Antusa è l'unica persona che conosca che ha vissuto a Corinto nel rispetto della legge. Beh, o quasi. È tutto ciò che so. Esiste un'altra opzione. In una vita precedente, quando avevo bisogno di fare qualcosa o trovare qualcuno, contattavo un'amica, una sorta di ammiraglio. Qual è il suo nome? Il suo nome è Xenia. L'ultima volta che parlai con lei fu a Ceo. Fa attenzione quando la incontrerai. La vita di mare trasforma la maggior parte delle persone in mostri. Grazie, Aspasia. Quando avrai finito, torna qui. Troveremo insieme la persona che cerchi. Ora ti prego, aiutami a convincere Pericle a ricevere i suoi ospiti. Alexios. Non ti ho convocato. Non importa che vestiti indossi. Febe non avrebbe dovuto lasciarti entrare. Aspasia mi manda a cercarti. Vuole che tu partecipi alla festa. Dice che non intrattengo abbastanza i nostri ospiti, ma queste feste non fanno per me. Tecnicamente tu sei un ospite. Se ti unisci a me ad Erodoto dovrebbe bastarle, non credi? Non hai proprio intenzione di andare giù, eh? Quando passi le giornate di fronte a una folla, inizi a desiderare questi momenti di silenzio. Finché io non li interrompo, perlomeno. Ah! Fidia era in attesa di processo, ma hai voluto che lo scortassi lontano da Atene. Pensavo che tu, tra tutti, rispettassi la legge. Fidia è un caro amico. Non volevo rischiare che fosse dichiarato colpevole. Naturalmente esistevano altre minacce. Quindi lo sapevi? So che Fidia è delirante, ma quando un giorno avrai un amico per il quale faresti di tutto, capirai. Non capisco perché tu abbia fatto ostracizzare Anassagora. Socrate dice che è tuo amico. Non rischierò la vita dei miei amici se posso fare qualcosa per impedirlo. Quindi l'hai fatto per proteggerlo. Anassagora comprendeva i miei timori. 10 anni sono tanti, ma almeno sarà al sicuro. Perché hai inviato Metioco al distretto dei pescatori se è pericoloso? Non l'avrei mai messo in pericolo volontariamente. Pare che tu abbia molti amici leali. A me importa della mia gente. La tua vita è in pericolo. Sì, Erodoto me l'ha detto.
La setta non mi preoccupa. Ogni giorno la mia vita è minacciata da persone ben peggiori. La mia unica preoccupazione è Atene. Temo per il suo futuro. Gli Spartani non sono il pericolo maggiore, Pericle. La setta sta arrivando e porterà la sua arma più potente. Ascoltalo, Pericle. Gli Spartani sono più diretti. La setta agisce in modo ambiguo. Uno dei membri della setta è una mia parente. E le credo se mi dice che stanno venendo a prenderti. Un consiglio sensato. In ogni caso mi accerterò di avvertire i miei uomini. Mi manda Aspasia per sapere perché ci mettete tanto. Di ad Aspasia che sto arrivando. Immagino che la nostra conversazione termini qui. Grazie ancora per l'aiuto. Spero che i miei ospiti ti aiutino nella tua ricerca. Lo dirà il tempo. Mi sembri un po' stanco. Solo di conversare. Credo di non aver mai parlato così tanto. Hai visto che non ti serviva un'arma? Vai via. Ho avuto abbastanza ospitalità ateniese per una vita intera. Ci si fa l'abitudine. È bello. Ora, che farai? Devo incontrare una donna sull'isola di Ceo. Credo che prima di tutto andrò lì. Ho sentito che ci sono i pirati lì. Vedrò di fare attenzione. Bene, prima che tu vada, Aspasia mi ha detto una cosa su Cefalonia. Cosa? Ha detto che c'è una specie di epidemia. Credi che la mia amica, la febbre... Non pensarci. Qualsiasi cosa sia successa a Cefalonia, non è colpa nostra. Andrò a controllare di persona se questa epidemia è vera oppure no. D'accordo? D'accordo. Grazie. Sapevo di poter contare su di te. Stavolta non implori di venire con me? No. Qui sono felice e questa non è Cefalonia. Significa che tornerai. È proprio così. E poi mi piace lavorare per Aspasia. Dice che ha dei progetti per me. Ci vediamo presto, Febe. Ciao, Alexios! Se non mi